Recensione di Clash Royale, il nuovo strategico di Supercell. Siamo oggi in compagnia di Clash Royale, il nuovo strategico, sempre che si possa definire tale, visto i tanti generi che ha mischiato Supercell, degli autori appunto di Clash of Clans. Probabilmente ne avete già sentito parlare, probabilmente siete finiti in uno dei tanti nostri articoli che abbiamo dedicato finora al gioco, con altrettanta probabilità avete già scaricato la pick up in passato dal nostro articolo, siete stati tantissimi. Questo perché appunto Supercell ha lanciato in beta privata, tra virgolette, il gioco sul Play Store. Sono già diverse settimane che in beta privata si sono alternate diverse versioni, una di recente che ha introdotto moltissime novità che potrebbero non essere state gradite da chi è più in là con il gioco, appunto verso il cosiddetto endgame. Non è il nostro caso questo. Questa recensione, tra virgolette, vuole un po' cercare di farvi capire se il gioco riesce ad essere divertente senza spendere un centesimo, perché così come Clash of Clans è un gioco free to play, quindi gratuito e con acquisti in app, e cercare appunto un po' di spiegarvi quali sono le dinamiche di gioco, qual è l'endgame, perché noi ancora non ci siamo arrivati all'endgame e perché probabilmente non ci arriveremo mai. Quindi iniziamo subito. Allora, come vi ho appena detto, sono state tante le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento, l'1.2, è quello su cui stiamo registrando attualmente il video. Probabilmente all'uscita del gioco sarà già uscita un'altra versione, che comunque non dovrebbe introdurre più di tante novità, ma a tutto al più risolvere qualche bug. Tra le novità ci sono nuovi acquisti in app. Andiamo subito, togliamoci subito il dente degli acquisti in app, che così se proprio non vi vanno giù, chiudete tutto e lasciate perdere. Gli acquisti in app, come potete vedere, sono due le valute di gioco, gold e gemme. E le gemme sono quelle acquistabili con soldi, potete anche acquistare gold con le gemme, quindi insomma sono legate a doppio filo le due cose. Questi sono i prezzi degli acquisti in app, ovviamente esagerate e fuori scala: 14.000 gemme, 121,99 euro. A cosa servono gli acquisti in app? Gli acquisti in app servono ad acquistare questi forzieri che sono sensibilmente cambiati dall'ultimo aggiornamento, quello di cui vi facevo cenno poco fa. Prima le ceste erano le solite, che si potevano sbloccare con le partite normali. Facendo partite normali potete sbloccare queste ceste che contengono carte da gioco, poi arriveremo anche a spiegare che cosa sono le carte da gioco. Ora con le gemme hanno inserito dei forzieri un pochino più cospicui, un pochino più ricchi di materiale. Vedi, per esempio, con questo 320 gemme, 320 gemme sono più o meno poco meno di 6 euro. Con 320 gemme uno si può fare un bel mazzo di carte, con oltre 160 carte, tra cui 16 rare, e 1100-1300 gold, che sono pochissimi, però quelli insomma sono dettagli. Mentre con una spesa precisa di 6,09 euro si sblocca una chest magica con 2 carte epiche, 12 carte rare, 60 carte in tutto e 400-500 gold. Poi c'è questa esagerata, 2800 gemme, con un sacco di roba dentro, potete vedere, 2800 gemme equivale a più di 25 euro di acquisti in app. Ora direte voi, questa è una follia, nessuno farà acquisti in app. Andiamo a vedere questa schermata qui. Questa schermata qui si chiama TV Royale e ci offre l'opportunità di andare a vedere le partite più belle delle persone più alte in classifica, ovvero quelle a cui voi probabilmente non arriverete mai. Come potete vedere, possiamo osservare i mazzi delle persone che giocano. I mazzi sono composti da solo 8 carte, quindi è un gioco molto rapido da questo punto di vista. Vi faccio l'esempio: Dark Prince livello 7. Il Dark Prince è stato introdotto con l'aggiornamento di qualche giorno fa e questo ce l'ha già a livello 7. Ora, per arrivare al livello 7 sono necessarie più di 200 carte del tipo Dark Prince. Ora, secondo voi, giocando normalmente, considerato i cooldown che hanno queste ceste qui, per sbloccare una chest gold ci vogliono 8 ore e non è assolutamente detto che vi troviate dentro una carta epica, quanti acquisti in app avrà fatto la persona che è al sesto posto in classifica per arrivare ad avere un Dark Prince di livello 7? Potete rispondervi tranquillamente da soli. Quello insomma che stavo cercando di dirvi all'inizio è che per arrivare all'endgame in posizione rank 6, rank 24 e così via, arrivarci senza spendere neanche un centesimo è una cosa un po' complicata, nonostante la vostra abilità di gioco. Questo perché troverete sempre qualcuno che farà acquisti in app in modo selvaggio. Ciò non toglie che riuscirete tranquillamente a divertirvi anche con le posizioni precedenti della classifica, come stiamo facendo noi con queste carte a disposizione, costruendovi un deck che vi potrà dare comunque qualche soddisfazione. Allora, qui veniamo subito alle dinamiche di gioco, così tagliamo i ponti con gli acquisti in app che ci hanno un po' stufato. Mazzi di carte da 8. Ogni carta è caratterizzata da una serie di caratteristiche: punti vita, danno ad area, velocità di colpo, insomma
un buon numero di caratteristiche. Questa è la vostra collezione. E il bello di Clash Royale, tralasciando appunto il capitolo degli acquisti in app, che come potrete aver capito oramai potrebbe risultare un pochino difficoltoso per alcuni giocatori da affrontare, da un punto di vista strategico e da un punto di vista di gameplay, Clash Royale è piuttosto divertente e ben strutturato. Ci sono tante carte e la cosa più importante e più bella di Clash Royale è che è possibile fare tantissime diverse tattiche di gioco. Ora, ad esempio, qui abbiamo un deck con nessuna carta particolare particolarmente potente, nel senso ci sono carte come il gigante che ha tantissimi punti ferita, è particolarmente lento, che serve appunto come sfondamento. Poi in realtà non ne ho tante, c'è lo scheletro, il giant skeleton con una bomba in mano, insomma, che anche questo c'ha parecchi punti ferita, è una carta molto particolare. No, in realtà io di solito gioco molto più in difesa e infatti le partite che gioco finiscono molto spesso o in pareggio o se vinco, se proprio riesco a vincere, vinco con una torre e basta, battuta. Bando alle ciance, vi faccio vedere subito una partita. Probabilmente, visto che sto registrando la recensione, la perderò brutalmente, però almeno vi faccio un po' capire quali sono le dinamiche di gioco senza stare troppo a spiegarvi le cose. Ecco, Spell Valley, mai vista la Spell Valley, sono passato di livello in qualche modo che non conoscevo. Io sono di livello 6, lui di livello 7, quindi vuol dire che ha le torri un pochino più potenti delle mie. Vedete, le carte vengono proposte al giocatore a rotazione in modo completamente casuale, quindi non avete controllo su quello che comparirà sullo schermo. Per esempio, oltre alle unità ci sono anche le strutture difensive, molto particolari. Tutte le strutture che potrete utilizzare per giocare a Clash Royale hanno un cooldown. Vedete che la vita sta lentamente calando, questo perché dopo tot tempo spariscono definitivamente. Qui stiamo giocando a colpi di goblin. Alla fine è molto probabile che nella vostra fascia di livello troviate molto frequentemente mazzi simili al vostro. Il che da una parte è divertente, da una parte aumenta piuttosto la difficoltà del gioco, perché si assiste a partite che si giocano appunto sul filo del rasoio, quindi c'è tanta tensione e questo è un vantaggio del gioco, non certo uno svantaggio. Qui avete visto c'è un timer, i primi 2 minuti di gioco il mana non sale, questo è il mana appunto, quello che vi serve per giocare le varie carte da gioco, non sale così velocemente. Appena mancherà un solo minuto al termine della partita, il mana arriverà molto più velocemente, le partite diventano ancora più frenetiche. In caso di pareggio, come è probabile che possa succedere in questo caso, se mi distraggo non succederà mai invece, vedete, elixir per 2, quindi abbiamo già aumentato la frequenza di arrivo del mana. Nel caso di pareggio, nel caso in cui si arrivi a 0, c'è il sudden death per 1 minuto, ovvero vince chi riesce per primo a fare un kill, ovvero a distruggere una delle 2 torri dell'avversario. E va a finire, se continuiamo così non ci arriviamo al sudden death perché ci distruggono prima la torre. O meglio, ci arriviamo e mi fanno il culo. Volevo dire, scusate. Oh, non ci credo, non ci avevo nemmeno fatto caso, mi stavo difendendo. Ho vinto la partita. Come vi ho detto, è molto probabile che con questi mazzi da gioco le partite finiscano con una sola corona. Vedete, ci sono 3 corone, 2 corone per l'eliminazione di 1-2 torri, se riuscite a distruggere invece la base principale sono 3 corone. A cosa servono le corone? Sono piuttosto importanti perché vi permettono di sbloccare le crown chest. Crown chest che contengono molte carte, tra cui a volte anche rare, e fanno comodo per costruire appunto il vostro deck. Vi spiegavo prima con gli acquisti in app che il ragazzo in terza posizione della classifica mondiale di Clash Royale ha già il Dark Prince di livello 7. Ora, per farvi capire, abbiamo i goblin di livello 6 in questo deck,
Abbiamo già il numero di carte, guardate, servono 100 carte per passare al livello 7 e servono 1000 gold. Ora, non è tanto i 1000 gold il problema, quanto le 100 carte, accumularle non è banale. C'è da dire che c'è un grosso vantaggio, ovvero la possibilità di entrare in una gilda. Le gilde sono molto importanti perché, oltre a permettervi di fare partite amichevoli con i vostri amici, se avete degli amici che giocano a Clash Royale, potete anche scambiarvi le carte. Ora, ovviamente, la mia gilda sta dormendo sonni tranquilli. Però, come potete vedere, da qui io ho fatto richiesta del goblin con le lance. Non mi ricordo se ogni 8 ore si può fare richiesta di nuove carte, così anche i vostri compagni. Perché dovrei donare parte delle mie carte ai miei compagni di squadra? Un po' perché è anche divertente scambiarsele, perché c'è chi ci sta benissimo che io faccio un deck strutturato in un certo modo e un mio amico lo voglia fare in un modo completamente diverso. E cosa molto importante, donando le carte ricevete gold in cambio. Il gold, i soldi, insomma, la valuta di gioco, quella non premium, è molto molto importante perché vi permette appunto di evolvere le carte. In questo caso io adesso sono bloccato, potrei evolvere questa qui, ma non ho 1000 gold per evolvere i miei goblin a livello 7. Evolvere le carte è molto importante perché, vedete, in questo caso dice, vabbè, aumenta di 12 la vita, che vuoi che sia. In realtà questi sono in 3, vengono evocati in 3. Quindi, insomma, è un vantaggio piuttosto consistente. Quindi, che dire, appunto, il gioco è divertente, il gioco risulta divertente anche senza fare acquisti in app. Uno può regolarsi con le spese dei propri gold, aspettare la rotazione di queste carte, costruirsi vari deck. Fra l'altro, appunto, è stata introdotta la possibilità con questo aggiornamento di costruire multipli deck di battaglia da poter schierare, un'aggiunta molto gradita. E niente, come già detto, il gameplay è strutturato in modo, secondo me, potremmo quasi dire magnifico, perché funziona perfettamente, le persone si divertono, ne vogliono sempre di più, e nonostante i cooldown, perché qui, come vi ho detto, no, potete sbloccare fino a 4 chest, poi non ne potete più acquistare, non ne potete più acquisire vincendo partite. Nonostante tutto è divertente, le partite sono adrenaliniche, a volte si giocano sul filo del rasoio, cioè fino agli ultimi 5 secondi non sapete se vincerà lui, se vincerete voi o se pareggerete. Quindi, nonostante l'endgame sia virtualmente irraggiungibile, a meno di non voler investire un po' di soldi ovviamente, sta di fatto che Clash Royale può benissimo offrirvi ore e ore di divertimento anche con i vostri amici, grazie al sistema di gilda, che anche quello secondo me è pensato ottimamente. E anche la TV Royale è un bellissimo strumento, perché vi permette, diamogli un'occhiata, di vedervi appunto le partite delle persone più alte in classifica, che va bene, avranno fatto acquisti in app, ma un minimo di abilità vi assicuro che ce l'hanno. Guardarle vi permette di studiare le loro strategie, il che non è male. Ovviamente non vuol dire copiare di sana pianta le strategie che usano loro, ma sfruttare alcuni degli espedienti che utilizzano per migliorare il proprio deck e le proprie strategie di gioco. All'inizio poi vi dicevo, è uno strategico? Sì, è uno strategico, ma c'è anche un po' di card game, perché appunto bisogna costruire un deck e ogni carta ha le sue caratteristiche. È un po' un tower defense, perché ci sono le torri, si possono costruire torri, per cui insomma... Eh sì, e poi alla fine è uno strategico in tempo reale e piuttosto complicato, potrebbe non sembrare, ma non è neanche così banale costruire un deck bilanciato che funzioni e che effettivamente riesca a mietere vittime nel vostro avversario. Ora qui ovviamente si stanno usando carte che io non possiedo neanche al momento, come questa è stata introdotta molto di recente, è una carta leggendaria, quindi ovviamente è più potente di quelle classiche. E questa è una caratteristica che, appunto, dicevo, potrebbe far storcere un po' il naso anche a chi è arrivato vicino all'endgame, perché introdurre le carte rare non so quanto possa essere una buona mossa per favorire il gameplay e la diffusione del gioco, perché è ovvio che incontrando giocatori con carte leggendarie uno si sente un po' scoraggiato, dici, hai una carta con caratteristiche migliori delle mie, sarà molto facile anche perdere, insomma, mettiamola sotto questo punto di vista. Vi faccio vedere, vabbè, qui si può anche, volendo, incrementare la velocità per vedere che cosa diavolo sta succedendo in questa partita, vedere chi vincerà. Ecco, infatti, come vedete, fino all'ultimo non si capisce chi è che andrà a vincere. Vi faccio vedere un'ultimissima partita che probabilmente a questo punto perderò, adesso me la rigufo come prima così magari riesco a vincerla.
E poi chiudiamo questa recensione con qualche conclusione. Non riesco a capire perché prima mi ha fatto affrontare la Spell Valley, visto che ha 1400 punti, vedete c'è il rating appunto che è necessario per arrivare alla Spell Valley, e io sono a 1301. Però va bene, vi siete beccati una Spell Valley, non lamentiamoci. Ora in questo caso lui è di livello inferiore al mio. Il che non vuol dire assolutamente che vincerò sicuramente la partita. Vuol dire che le mie torri fanno un pochino più danno, hanno un pochino più vita. Ma se il suo deck è più bilanciato del mio, ci sta benissimo di prenderlo in tasca, come si suol dire. Poi è bella perché ogni carta, oltre ad avere le sue caratteristiche, le sue statistiche più che caratteristiche, è anche caratterizzata da, per esempio, da una velocità. Cioè, la moschettiera è molto lenta, fa un male cane, ma è lentissima. Vedete, come vi dicevo prima, non ho unità di sfondamento come il gigante che mi sta distruggendo. Questa la perdo, ragazzi. Stanno già distruggendo la torre lì. Questa è stata una mossa disperata, cioè non si fanno mai queste cose, però è stata veramente una mossa disperata. Il principe è una carta rara che ancora non ho trovato ed è abbastanza infame da affrontare, perché se carica fa un male bestia, come è successo in questo caso. Altra carta rara, la necromante, che evoca dei simpatici scheletrini, in realtà non sono per niente simpatici. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Il drago è molto carino perché c'ha l'attacco ad aria. Quindi vuol dire che con gruppi numerosi di truppe è più efficace. Ora abbiamo respinto l'attacco, però ci sta benissimo che ci evochi qualcosa da questa parte. Intanto piazziamo una torre di difesa. Tra l'altro è una delle prime volte che uso le torri di difesa. Non mi piacciono tantissimo. Preferisco più avere unità. Per esempio avevo gli scheletrini, che costano soltanto uno di mana, sono molto veloci da evocare e possono risolvervi alcune situazioni. Per esempio il cavaliere, il principe che avete visto arrivare prima a tutta velocità, eccolo lì di nuovo, e ora non ho niente da scaricargli contro. Se gli mettevo gli scheletrini da uno, potevo bloccarlo e impedirgli la carica. Ora vediamo se lui, ecco appunto, non avesse un razzo della morte spaziale, magari riuscivo anche a sfondarlo. Hashtag, e invece gli ho sfondato la torre. Molto soddisfacente. Ecco un altro gesto infame. Il principe diretto. Perché quando distruggete le torri avete la possibilità di evocare le truppe più vicino al campo di battaglia dell'avversario. Una cosa molto ovviamente comoda. Tipo fare ciò. Non è del tutto sbagliata la mossa del mio piccolo drago. Ovviamente lui si vendicherà brutalmente con le frecce. Tra l'altro c'è questa cosa che dici, no vabbè, meglio usare solo carte rare e carte leggendarie, insomma quelle che sono. In realtà il mio deck è basato quasi unicamente su carte comuni, carte comuni di più alto livello. E alla fine funziona, non permette sempre di vincere, ma fa la sua sporca figura. Nope. Vediamo un po' se stanno fermi. Stanno fermi, ma non basta il tempo, forse. Silenzio, silenzio, silenzio. Non ci si crede. Ha vinto anche questa. Sul filo del rasoio. Perfetto. Insieme a questa recensione video, tra virgolette recensione, ho cercato di spiegarvi il più possibile. Ah, vi faccio anche vedere l'apertura della chest, visto che ci siamo. 149 gold, obiettivo sbloccato, ottimo. Qualche gemma. 7 scheletrini. 10 arcieri. Una carta epica addirittura. Va bene, mi avete portato fortuna, via. E come vi stavo dicendo, insieme a questa recensione, tra virgolette, video, ci sarà una recensione scritta in cui cercherò magari di non ripetere le stesse cose, ci provo.
Spero vi sia piaciuta e concludo come al solito con un saluto da Lorenzo Delli per AndroidWorld.it.